oggi filmato in collaborazione per modo di dire. Diciamo che sono degli omaggi che ho ricevuto tramite Amazon e tramite una ragazza che si chiama Miriana, spero di non aver sbagliato, che ringrazio tantissimo perché mi sta dando un sacco di possibilità di ricevere tanti, tantissimi prodotti molto, molto interessanti, spesso tecnologici e spesso inerenti il mio ambito beauty, bellezza e tutto il resto. Quindi la ringrazio tantissimo e ho ricevuto finora un bottino veramente, veramente immenso. Tre pacconi, questi qui che vi sto facendo vedere, pieni, pieni di prodotti. Per ogni informazione vi lascerò tutto sotto nell'info box, non ci saranno clip a seguire. Diciamo è un filmato in collaborazione un po' diverso dal solito. Potremmo definire questa una seconda puntata del video precedente che ho fatto dei prodotti Amazon da avere a tutti i costi. E non mi ricordo se vi ho detto che troverete tutti i link dei prodotti che vi sto mostrando, in caso se già ve l'ho detto abbiate pazienza, se non ve l'ho detto tutto sotto nell'info box. Ok, così sto tranquilla che vi ho detto tutto quanto. E non ci saranno un'altra cosa molto importante, abbiate pazienza di tutti questi preamboli, perfetto, di tutti questi preamboli, però altrimenti dopo mi dimentico. E in questo filmato vi dicevo, giusto per riprendere un attimo il discorso, perché io sono un po' da una cosa ad un'altra, cercate di trovare un senso logico nei miei filmati per quanto possibile, ragazzi. E non ci saranno le clip a seguire di tutti i prodotti che vi mostrerò. Se volete vedere all'azione qualcosina, scrivetemelo sotto nei commenti, così vi farò un video apposito in cui testiamo ulteriormente insieme e farò un filmato apposito sul testing di tutti i prodotti che siete interessati a vedere, in aggiunta a quelli che già mi sono segnata e che mi avete detto del video precedente, sempre dei prodotti Amazon. Ok, chiudiamo tutto questo cerchio e iniziamo. Direi di partire dal primo prodotto, o meglio, dal primo paccone che ho qui sopra le ginocchia, perché sono talmente grandi che non so dove metterli, perciò ce l'ho tutti sulle ginocchia e spero che di non fare gaffe che mi cadono e vabbè. Allora, il primissimo prodotto è questo qui. Voilà! È un kit per l'igiene orale, si tratta di un spazzolino elettrico. Io già utilizzo da parecchi anni lo spazzolino elettrico, è veramente una rivoluzione rispetto a quello lì manuale e poi secondo me pulisce più in profondità. In compenso però ho ricevuto quest'altro del marchio Fairwheel, spero si pronunci così, in caso abbiate pazienza se dico qualche cavolata. Sì, lo so, vi stavo tipo accecando perché fa un riflesso pazzesco. Ok, adesso vi faccio vedere. Comunque, è un kit completo. Apriamo la scatola. Si compone di tantissime issime testine. Spero che non mi cade nulla. Eccolo qui. Del filo interdentale. Quindi è un kit completo. E poi abbiamo il vero e proprio, oddio, il vero e proprio accessorio principale, ossia lo spazzolino, che si può ricaricare in maniera manuale, quindi con la spina e tutto quanto, che tramite cavetto USB, che adesso vi faccio vedere immediatamente prima che mi scordo, che sollevando qui la scatola, eccolo qui, il cavetto USB classico, ragazzi, niente di così eccezionale. Sto facendo un casino tremendo con i rumori, voi non ci fate caso. Abbiamo il vero e proprio accessorio principale, lo spazzolino, composto da questo foderino molto molto carino. È considerato questo un kit di spazzolino elettrico da viaggio, perché è veramente composto da tutto in maniera compatta, tutto sommato, ragazzi, composto da tante testine. E voilà, eccolo qui, il nostro spazzolino elettrico, dove sopra non c'è nessuna testina perché si può intercambiare. Ha diversi programmi, tra cui programma sbiancante, non so se sta mettendo a fuoco, mi auguro di sì, programma di pulizia, programma per chi ha gengive o comunque denti sensibili, pulizia profonda e massaggio. Poi da qui sotto si mette in carica, vedete? Si mette in carica da qui sotto, sopra si mette la testina, quello che insomma ci serve. E ne ha veramente tantissime, che adesso ve ne faccio vedere una aperta com'è. Ok, vedete? È fatta così la testina, eccola qua. Vedete? Si aggancia facilmente, è una cosa semplicissima, ragazzi, a prova di scimmia. Vabbè, poi dopo lo rimetterò a posto meglio dopo. E poi qui ha tantissimi altri ricambi. Eccoli qua, vedete? Che adesso vi faccio vedere. Perché io in realtà non l'ho aperte tutte, ne ho utilizzata solamente una, giustamente. Però ce ne stanno tante altre e stavo provando ad aprire questo qui che ogni volta, che è il filo interdentale, che ogni volta prima che lo apro, porca miseria, ok, ce l'ho fatta ragazzi, ce l'ho fatta, che ogni volta che lo apro la scatolina è una cosa tremenda e questo qui serve praticamente, adesso ve lo apro,
Anzi, no, già l'avevo aperto perché già l'avevo, mi sa, utilizzato. Sì, probabilmente sì. E vedete, è una testina apposita, filo interdentale, che va proprio in mezzo alle, diciamo, in mezzo agli spazietti dei denti. Io non sono una dentista, quindi non so dirvi i nomi tecnici. Ai bene che so dire molari, tutte quelle cose lì dei denti, vabbè, ok. Avete capito cosa intendevo, spero. Mi addentro in cose che non so, quindi mi sto zitta che è meglio. E poi tutte le altre testine, eccole qui, che insomma è inutile che vi faccio vedere perché sono identiche a quella che vi ho fatto vedere presente proprio qui nel foderino dello spazzolino. Quindi ho ricevuto questo qui. Oddio, non mi ricordo mai come si mette. Ok, vedete, fatto così. La scatolina è questa, poi lo si rimette dentro in maniera molto molto semplice, eccolo qua. Poi dopo si tira con la linguetta, vedete, c'è una linguetta apposta, tac tac. Io spero che vi starà mettendo a fuoco qualcosa ogni tanto, me lo auguro. Il mio disagio sempre se sta mettendo a fuoco o non sta mettendo a fuoco. È la mia pena più grande quando vi giro i filmati. E quindi questo un kit fantastico, mi stava scivolando sotto la linguetta, un kit fantastico per l'igiene orale. Veramente un ottimo ottimo oggetto. L'ho testato un paio di volte, non tantissime perché avendo il mio quello lì fisso solito non è che sto ad alternare, però quelle volte che l'ho testato, mi sembra una o due, mi sono trovata molto molto bene e fantastico, veramente ottimo prodotto. Ok, sto sparendo dall'inquadratura per mettere il pacco per terra. Voi non ci fate caso. Poi passiamo a quest'altro qui, che è un altro pacco gigantesco. Allora, poi passiamo per gradi, vi faccio vedere che questo pacco contiene due prodotti. Eccoli qua. Il pacco lo mettiamo, lo tengo sempre qui sulle ginocchia. E vi faccio vedere. Allora, ho ricevuto una power bank. Per me sono queste attrezzature da quando le hanno inventate. Sono la vita. Per quanto mi riguarda, sono la vita. Io ne porto sempre 800 nella mia borsetta, zaino, quello che sia. Che esco per una giornata, che esco per un weekend, per un mese, per un anno. Io me ne porto sempre 800 appresso perché smanetto tantissimo col cellulare, che sia per YouTube, per Instagram, per fatti miei e una cosa ad un'altra. E sono veramente ottime, fantastiche. Io non potrei più vivere senza la power bank perché il mio cellulare si scarica nel giro di 4 secondi, anche se ha una durata molto molto alta, però col fatto che sto tantissimo a smanettarci, mi si scarica e magari nei momenti più importanti in cui ho bisogno di fare una chiamata, in cui ho bisogno di stare in contatto con qualche persona, questa qui mi torna sempre utile. Io ce l'ho da una capacità molto molto più bassa rispetto a questa qui, perché qui stiamo parlando di una power bank da un peso importantino, però non importa, l'importante è che ci salva nei momenti opportuni, e ha una capacità di 24.800 ampere, quindi veramente da una capacità pazzesca. Vi dico solo che ci ho messo quasi un giorno e mezzo a caricarla, per farvi capire. È veramente fantastica. È molto molto gigante, come state notando, è facilissima da utilizzare e la cosa molto molto bella di questa power bank rispetto a quelle che ho io è le porte, si dice, non lo so, aiuto, non voglio addentrarmi in cose che sto dicendo sbagliate, però mi sembra due porte USB, spero di sì. Comunque ha due insenature, chiamiamole così, in modo che potete caricare contemporaneamente due dispositivi e veramente per me è geniale. Pesicchia perché pesicchia, però, cioè, guardate quanto è bella, io le adoro le power bank, ve l'ho detto, per me sono la vita. La confezione trovate quindi in dotazione un cavetto USB, io ce l'ho molto molto più lunghi, questo qui, in genere con quelli lì della power bank proprio in dotazione sono sempre molto corti, vedete, io ce l'ho molto molto più lunga, addirittura ce n'ho uno, un filo da 2,5 metri, sì, lo so il disagio, però ok, però smanettandoci tanto con internet, social, i miei spazi e via dicendo, ho necessità, ragazzi, però ho anche necessità per la mia vita privata, insomma, cioè non sto mai con la batteria a terra, sono un'ossessionata delle batterie power bank a due porte, è veramente fantastica. Veramente ottima, ottima, ottima. Poi passiamo a quest'altro prodotto che sta sempre all'interno dello stesso identico pacco. E lui, un macchinario, possiamo dire così, un oggetto di cui si chiacchiera tantissimo sul web. Fa parte del campo beauty. Quindi usciamo dal settore tecnologia, cose a parte, insomma, con i miei spazi. E questo qui, ragazzi, l'aspirapunti neri. Sì, se ne parla e se ne sta parlando veramente tantissimo sul web. Io ho ricevuto questo qui della marca Turata. Invece la power bank, scusate, neanche vi ho detto la marca.
però mi sa che non ha una marca, boh, qui non c'è scritto, quindi è senza marca, ok. Comunque, l'aspira punti neri, eccolo qua, l'oggetto tanto desiderato da molti di voi magari, ma anche da me in realtà, prima o poi avrei ceduto a questa cosa di acquistarlo, poi mi hanno fatto questa collaborazione e ho accettato subitissimo perché mi incuriosisce un casino, non l'ho ancora testato, sono sincera, la power bank, lo spazzolino sì, questo qui ancora no, e anche lui si compone del cavetto USB, però può essere anche ricaricato a corrente proprio, è composto da testine che si possono cambiare. E eccolo qui ragazzi, l'oggetto tanto chiacchierato, tanto visto su Instagram, io lo vedo spessissimo, è fatto in questa maniera e secondo questo aggeggino qui dovrebbe aspirarci tutti i nostri fantastici, fantastici, virgola, odiati punti neri dal nostro viso. E è fatto in questa maniera, poi qui ha le velocità, in base alla capacità più alta, più bassa, aspira più forte, aspira meno forte e... eccolo qui, insomma, l'aspira punti neri, perciò fatemi sapere, mi raccomando, sotto nei commenti se volete vedere qualcuno di questi prodotti all'opera. Io ci direi tantissimo di mettere all'opera con voi questo qui, quindi non è detto che se anche voi non mi dite niente, magari mi organizzo e lo testiamo insieme, non sarebbe una brutta idea. Procediamo con l'ultimo pacchetto che contiene anche a sua volta ben due prodottini piccolini ma sostanziosi. Io qui per terra sto facendo un casino, meno male che voi non vedete niente. E ho ricevuto altri due prodotti inerenti al mio campo beauty, bellezza e via dicendo. Allora, ho ricevuto questo piegaciglie elettrico, elettronico insomma, quindi non è manuale, quello lì classico che la pinzettina, non so se avete presente se lo utilizzate. Questo qui invece fa tutto lui, nel senso che ora vi faccio vedere. E all'interno qui la batteria. Poi si rimette in posizione, eccolo qui, si accende on e tramite questa fessurina qui emana un po' di calore. Attenzione, non è che è un calore che dice oddio mi sto bruciando le ciglia, no, è un leggero calore che aiuta, piega le nostre ciglia. Con il calore le aiuta a curvarsi, lasciandolo ovviamente in posa, dandogli la forma. Poi ci si mette il mascara, si rifà una passata con questo qui e le nostre ciglia come per magia saranno messe in piega, curvate e belle, insomma, con questo movimento che a noi donne ci piace tantissimo e che spesso e volentieri, nel mio caso personalmente, il mio fidanzato ce le ha eccezionali le ciglia, beato lui. Io non è che sono una sfigatella, per carità, però i maschi hanno questa cosa di avere queste ciglia incurvate, folte, ma che gli servono loro, ci servono a noi le ciglia, quindi è sempre un po' un rosicamento totale. Però devo dirvi che questo aggeggino fa il suo risultato, l'ho utilizzato un paio di volte e mi sta piacendo veramente tantissimo. Poi questo calore è abbastanza piacevole, non è un calore che dici mamma mia mi sto bruciando le ciglia, è un calore molto molto piacevole tutto sommato. E vedete, è fatto in questa maniera, questo qui si riscalda, va messo in piega, è semplicissimo utilizzarlo, quindi se anche questo volete vederlo all'action, o meglio in action, fatemi sapere, mi raccomando. E poi l'ultimo prodotto che ho ricevuto, che è anche quello che indosso oggi, perché da quando l'ho testato non posso più farne a meno, lo sto amando da morire, e si tratta di un mascara addirittura 4D, composto da mascara e da un piccolo mascara, tra virgolette mascara, da un altro prodotto che sono delle fibre sintetiche. Comunque il kit è questo qui, mi sa che non vi ho detto nuovamente il brand del piegaciglia elettrico, abbiate pazienza, si chiama Nuo 9, vabbè ragazzi leggetelo voi che è meglio, io non voglio fare gaff. Invece il brand di questo mascara qui è Tall Go, guardatelo sempre ragazzi, se no io faccio gaff tremende. Però ve lo sto mettendo a fuoco, comunque il nome del brand è questo qui. E si tratta comunque di un mascara e di un prodotto aggiuntivo che sono delle fibre, come vi stavo dicendo. Allora, mi sta piacendo veramente, veramente un casino. Tanto, ma tanto proprio. Cioè, guardate che risultato pazzesco, non so. Mare, facendo così, non so, guardate quanto le incurva, quanto... Sì, una macchina che passa, voi non ci fate caso. Cioè, guardate che effetto pazzesco che mi dà. Cioè, allora, io sono già fortunata di mio perché ce le ho abbastanza lunghine, quindi, diciamo, sono un po' agevolata, però fa veramente un lavoro pazzesco, le incurva che è una meraviglia, e non ho utilizzato ciglia, cioè, ciglia finte, no, non ho utilizzato piegaciglia, ciglia finte, che cosa c'entra col piegaciglia, però, ok, è tutto un sistema di ciglia, mi sto incasinando il cervello, cioè, guardate quanto me le ha curvate, non so se vedete, ma poi guardate quanto me le ha allungate.
Cioè io provo a farvelo vedere sperando di non sembrare una scema. Guardate quanto me le ha allungate, sia quelle sotto che quelle sopra. Cioè ha un potere pazzesco di allungamento che è favorito sia dallo scovolino che lo sto amando. Penso che sia uno dei primi scovolini con cui non mi sporco tantissimo la palpebra. Mi piace veramente tanto, guardate quanto, cioè, mi piace da morire questo scovolino perché aggrappa e prende tutto insieme le ciglia. È un nero molto molto intenso come state notando, cioè guardate, è nero intensissimo. È veramente pazzesco, mi piace sia il mascara quanto il prodotto aggiuntivo che è sempre presente nel kit, che sono le fibre sintetiche, vedete, sono vere e proprie fibre, spero di farvelo mettere a fuoco, eccole qua, sono delle vere e proprie fibre che vanno applicate prima del mascara, quindi una passata delle fibre, una passata di mascara e una passata di fibre e si ottiene un risultato pazzesco come questo qui, cioè è pazzesco, dura un casino, veramente tanto, quindi sono molto d'accordo sul fatto long lasting, sul fatto che incurva le ciglia e extreme curly qui dice, quindi sono pienamente d'accordo, si rimuove facilmente, l'ho rimosso facilmente sia con latte detergente che con l'acqua micellare, dipende da quello che mi capita sotto mano utilizzo, però generalmente o acqua micellare o latte detergente, in questo periodo più acqua micellare come al mio solito, quella lì della Garnier che si pubblicizza tantissimo, quella lì mi sembra col tappo verde. Sto utilizzando, però vabbè, non c'entra niente, info di servizio, ecco. E per quanto riguarda invece la resistenza waterproof, non so dirvi perché non l'ho messo a dura prova, però facendo caldo questi giorni non mi si è sciolto per niente, è rimasto lì fermo al suo posto e cioè guardate, guardate quanto è pazzesco, io lo sto amando veramente. È un prodotto eccezionale e poi vabbè, potete vederlo, insomma, non c'è trucco, non c'è inganno, cioè guardate. Guardate che ciglia, pazzesco, veramente un ottimo prodotto, mi piace tantissimo. E niente ragazzi, quindi questi qui erano tutti i prodotti, penso di avervi fatto vedere il Todos, sì ragazzi. Io ripeto ancora, se volete vedere qualcosa all'azione fatemi sapere sotto nei commenti, tutte le info del caso sotto nell'info box con link dei prodotti per andarli ad acquistare, per visionarli se siete curiosi e tutto quanto. Con questo è veramente tutto, 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 io vi mando un bacione immenso. Un abbraccio fortissimoissimoissimo, sono contenta che questa programmazione ragazzi di pubblicarvi lunedì, mercoledì e venerdì vi sta piacendo e a questo punto non mi resta che salutarvi nuovamente e ci vediamo mercoledì sempre alle 2:30 con un nuovissimo filmato. Ciao!